Buongiorno e bentornati. Siamo sempre nella cornice della ditta Landoni Listenozze che ci ospita come sempre per queste realizzazioni, per la presentazione del libro di pasticceria che ho scritto. Sono Samuele Calzari e vi do il benvenuto. Quest'oggi presentiamo la ricetta della crema pasticcera. Tutte le ricette che presentiamo durante queste dimostrazioni sono scritte, sono all'interno anche del libro. E per cui nulla, adesso vediamo un attimino le principali tecniche di lavorazione. Intanto gli ingredienti. Ringrazio in questo caso Francesco che è qui con noi e ci dà una mano. Lui è un allievo del terzo anno del corso panificatore pasticcere dello IAL di Saronno, che così ci ospita spesso nei vari eventi. Per quanto riguarda, torniamo alla crema pasticcera, gli ingredienti base sono lo zucchero, abbiamo lo zucchero semolato. Poi chiaramente come base il latte, abbiamo i tuorli d'uovo, la farina o altri amidi e una stecca di vaniglia come aroma. Allora, come primo passo iniziamo a mettere il latte a bollire. Quindi mettiamo il latte a bollire e io in questo caso adesso mettiamo l'aroma, la vaniglia, la stecca di vaniglia all'interno del latte. Ricordo che la stecca di vaniglia, intanto se fresca, vedete, è molto morbida, quindi non deve spezzettarsi. Perché della stecca di vaniglia si utilizza esclusivamente la polpa, quindi si andrà a incidere in mezzo il bacello, si apre e con lo spelucchino si raschierà esclusivamente la polpa della vaniglia. Andiamo a metterla all'interno del latte. Puoi dare una girata? Grazie. Ok, e quindi il latte lo lasciamo bollire. Nel frattempo lavoriamo i tuorli con lo zucchero. Mettiti i tuorli qua. O lo zucchero come vuoi te. E lavoriamo il tutto con una frusta e andiamo a lavorare quindi i tuorli con lo zucchero. Io ricordo che questo è il processo classico per la preparazione della crema pasticcera, quello che conosciamo tutti. Vi insegno un piccolo trucco: se non volete stare a girare la crema pasticcera con il rischio che si attacchi con magari appunto fuoco lento perché altrimenti si brucia, continuare a girare, eccetera. Allora è possibile montare i tuorli con lo zucchero in modo con una planetaria o con un mixer, con un frullino. Vanno montati molto bene. Montare un composto vuol dire far incorporare dell'aria. Questo vuol dire che quando poi io andrò a unire il latte con i tuorli, siccome i tuorli sono molto ben montati e hanno all'interno delle microbolle di aria, non si uniranno al latte ma rimarranno in superficie. Allora, il fatto che ho il composto delle uova in superficie mi permette di rimettere a bollire la crema senza dover continuamente girare, perché non si attaccherà, perché avrò solo del latte, non avrò una crema pasticcera. Spegnerò poi la crema pasticcera nel momento in cui mi accorgo che inizia a bollire e girerò velocemente. In questo modo unirò di nuovo i composti e ottengo la crema pasticcera. In questo caso stiamo realizzando la crema pasticcera invece col metodo classico, per cui abbiamo lavorato i tuorli e lo zucchero, andiamo a unire anche la farina che andrà setacciata in modo da evitare possibili grumi. E finiamo di lavorare e di impastare. Io ricordo tutta l'attrezzatura ce la sta prestando gentilmente la ditta Landoni, per cui tutto quello che vedete qui abbiamo tutto utilizzato materiale loro, quindi li ringraziamo davvero per l'ospitalità. A questo punto abbiamo il latte che sta quasi raggiungendo l'ebollizione, aspettiamo ancora un attimo. La crema pasticcera è un'altra ricetta, una di quelle ricette che è possibile fare, per esempio, anche, e se potrà sembrare assurdo, anche per intolleranti al latte. Basterà utilizzare anziché il latte vaccino un latte di soia e sarà possibile anche per l'intollerante al latte
utilizzare e avere una crema pasticcera. Sarà altresì possibile per l'intollerante, per esempio al glutine, anziché usare la farina di grano come noi abbiamo utilizzato, usare una farina di riso, quindi che non contiene glutine. Il risultato non cambia. A questo punto abbiamo il latte che bolle, lo andiamo a unire ai tuorli. Misceliamo bene il composto, dopodiché lo rimettiamo all'interno della pentola. E lo rimettiamo sul fuoco. A questo punto, siccome abbiamo utilizzato il metodo tradizionale, sarà fondamentale continuare a girare, altrimenti il composto si attaccherà. Ripeto, l'alternativa è quella di montare molto bene i tuorli con lo zucchero e unendoli, non mischiarli, in modo che i tuorli, essendo montati, rimangono in superficie e quindi posso far bollire il latte senza il rischio che si attacchi il composto. La caratteristica della crema pasticcera chiaramente è la densità. La densità è data sia dalla presenza della farina, quindi di un amido, sia dal calore che viene sprigionato, in quanto gli amidi della farina iniziano ad agire e ad addensare il composto superando gli 85 gradi. Quindi, più scaldo la mia crema pasticcera, più avrò una crema pasticcera densa. Chiaramente, tutte queste informazioni sono contenute poi nel libro, per cui chiunque abbia voglia di studiare l'arte dolciaria, di approfondire alcuni argomenti, nel libro trova sia una parte legata alle ricette concrete, quindi l'ingrediente con la ricetta, eccetera, sia una parte legata alla merceologia degli alimenti, che può far capire il perché succedono le varie cose, vari fenomeni all'interno della pasticceria dell'arte dolciaria. Allora, abbiamo la crema pasticcera che sta finendo di raddensare. Direi che è quasi pronta, anzi possiamo anche spegnerla, la lasciamo abbastanza morbida. Io ipotizzavo anche semplicemente una crema pasticcera può essere utilizzata sia per farcire dei dolci, quindi come farcitura all'interno o semplice, oppure con l'aggiunta di panna per la realizzazione di una crema chantilly, oppure perché no, in caso di ospiti imprevisti, avete visto che in un quarto d'ora, 20 minuti è pronta, allora possiamo anche metterla in alcuni bicchieri. Mettere per esempio se estate o è periodo delle fragole, o in alternativa possiamo mettere della granella di nocciola, possiamo mettere altri ingredienti a nostro piacimento, è sicuramente un dolce d'effetto e che piace a tutti. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento al prossimo incontro in cui realizzeremo una mousse ai due cioccolati, al cioccolato fondente e al cioccolato bianco. Ringrazio ancora la Landoni. Ricordo le ricette, sono tutte presenti nel libro Pasticceria, Tecnica, Arte e Passione e al prossimo appuntamento. Grazie.